Amici, avete visto il primo ospite di questa nuova seconda edizione, Simone Buti, che carica, che energia, che grinta. La nostra band carica come sempre, la Mimì Sara Band, il nostro Giorgio dei Fast Food Freestyler, avete visto con i suoi trick e track, e noi ci avviciniamo a quello che è il secondo ospite di oggi. Di lui che cosa possiamo dire? Possiamo dire che è una persona che ama reinventarsi. È un grande nazionale che tutti noi conosciamo, lo amiamo da sempre, ma perché ha fatto la storia del nostro calcio insieme a tanti altri. Chi è? Scopriamolo assieme alla nostra clip selfie. Ciao Fede, noi ci vediamo presto, facciamo una bella chiacchierata a chi c'ha fede e speranza, dopo la speranza. Ed eccolo insieme a noi con la sua simpatia e la sua carica, sì, Stefano Tacconi! Benvenuto a Solo chi c'ha fede e Speranza, come hai detto prima. Beh, ti devo spiegare perché Speranza, perché mia moglie si chiama Speranza. Ah, caspita, quindi abbiamo fede e speranza, meraviglioso, meraviglioso davvero. Stefano, è un piacere averti qui, tu sei uno che ama reinventarsi sempre, è una persona che tante volte non sta a quello che tutti vogliono, ma tu sei te stesso, sempre e comunque, questo ci piace di te molto. Mi reinvento perché mi piace inventarmi, non mi piace fare la stessa cosa per un po' e dopo 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi penso già a quello che devo fare dopo. E infatti poi, guarda, ne parleremo, sai, perché scopriamo qualche cosa in più di te subito attraverso C'è Fede e Fede. Stefano, tu hai una grande, una forte personalità. Avere così tanta personalità nella vita e anche nel calcio aiuta o no? Aiuta molto, perché insomma io ho fatto un ruolo un po' particolare, che è un gioco di squadra, però il portiere è un po' singolo. Gioca da solo e deve pensare in breve tempo, a differenza dei compagni che vengono aiutati dai propri compagni, insomma, che hanno più opportunità di sbagliare. Il portiere purtroppo non può sbagliare e allora ti devi inventare cose personali, personalità, carattere, tante cose. Diciamo che io ero già avanti gli anni 80 con il marketing, perché quando non parlavano di me, la mia stronzatina quotidiana dovevo dirla, però mi beccavo delle multe. Però ah, sì, e quindi, ma ne valeva la pena. Le pagavo volentieri. A noi piace molto quelli che dicono ciò che pensano, quindi guarda, noi siamo già tuoi fans a prescindere. A volte sì. Potevo stare zitto, però insomma, sì. Il presidente Boniperti mi diceva conta fino a 10 o fino a 1 e basta. Arriva fino a 1 e mezzo al massimo. 1 e mezzo massimo. Abbiamo parlato del tuo reinventarsi, ma perché? Perché tu hai pensato di fare un sacco di cose. Allora, dal fatto che sei diventato un produttore di vino, hai addirittura scritto una sceneggiatura per un film, e poi che cos'altro? Sono cuoco, adesso dovrei aprire il primo ristorante. E proprio qua volevamo arrivare. Tu sei cuoco, perché sì. Tu hai fatto l'alberghiera, sì, quindi sì. Nasci così, poi lo racconteremo nel corso della nostra puntata. Ho fatto un libro sulla cucina umbra. Oh, raccontaci. Sono ambasciatore della cucina umbra nel mondo, insomma dai. Tante belle cose che accompagnano questa tua grande carriera. Ho fatto anche il libro sulla mia carriera, ma non i soliti libri che dove c'è tanto da leggere, perché tanto leggi poco. Ho fatto più fotografie, più un immagini. Un libro piacevole da sfogliare. Sì, piacere. Anche perché sono l'unico al mondo ad aver vinto tutte le coppe. Ho voluto raccontare ho voluto raccontarlo fotograficamente, perché è più bello, insomma.
Vi voglio presentare un nuovo partner della nostra trasmissione, che è presente perché ci vuole anche un momento ludico, un momento di gioco. Insomma, tu ne sai qualcosa, hai quattro figli, Stefano, quindi insomma. Sì, a me. E dice, sono tutti juventini? Tutti juventini, anche perché alcuni, due ci hanno provato tramite amici che gli hanno detto, a scuola, tra amici. Ma io ho un mio modo di far cambiare idea, gli ho detto, se tu tifi un'altra squadra, io regali, non te ne faccio più. E a proposito di questo, voglio presentarvi Enzo Colella. Enzo Colella è un carissimo nostro amico e ha inventato questo gioco, Best 11, un gioco che vi incuriosirà molto per gli appassionati calcistici, per gli appassionati di fantacalcio, perché potete comporre la vostra squadra, il vostro campo, il vostro stadio, con imprevisti, eccetera. E abbiamo con noi Enzo Colella, eccolo qua, insieme ad Ilaria, grazie per essere qui con noi. Grazie Fede. Ciao Enzo, benvenuto. Allora, vediamo adesso il gioco come funziona, ma volevo sentire da te come nasce e come si sviluppa. Sì, Best 11 è un gioco in scatola che permette di poter giocare da 2 a 5 giocatori con una singola scatola e poter sfidare anche altri tifosi con le loro scatole, sempre fino a un massimo di 5 giocatori. L'obiettivo è quello di creare proprio il proprio Best 11. Quindi all'interno noi partiremo con una somma a disposizione di 5 milioni di euro. All'interno ci sono le immagini della prima squadra, abbiamo a disposizione una somma. Ogni giocatore partirà con una plancia dove schierare il suo best 11. E la dinamica di gioco è proprio questa, acquistare i calciatori, cercare di poter comprare dei calciatori col simbolo dello stadio per poter creare il proprio stadio, cercare di fare gol all'avversario, chi farà più gol avrà un punteggio maggiore alla fine, e poi all'interno ci sono le carte avvenimento, sono quelle carte che all'interno contengono le citazioni famose di personaggi storici legati al mondo del calcio e sono la peculiarità del nostro gioco. L'obiettivo quindi è di completare il proprio best 11, il primo che completerà la propria plancia, il gioco verrà terminato, ma non avrà vinto, perché quello che avrà fatto il punteggio maggiore, e si calcolano i punti come a fantacalcio, ha vinto. Fantastico! E noi ci giocheremo anche nella prossima puntata, lo scopriremo meglio, poi capiremo se fai gol a tacconi, se vinci più punti, come funziona, e vogliamo saperlo, anche perché adesso ne scopriamo qualcosa in più. Tramite me lo racconti in 5 foto, Stefano. Ah, ecco. Prima immagine per Stefano Tacconi. Ne abbiamo poc'anzi parlato. Sì. Eccovi qua, tutto il vostro splendore. Queste erano le prove del primo matrimonio, non il secondo questo forse. Non mi ricordo più. Talmente tanti matrimoni con Laura, guarda. No, perché però ci tenevo particolarmente, a parte che è stata una cosa bellissima perché mia moglie, papà non ce l'ha, e abbiamo deciso che accompagnarla all'altare fosse il figlio più grande, e per lei è stata un'emozione un po' particolare. È molto bello. E poi vestire i 3 bambini piccoli come paggetti, è stato divertente. Beh, un'immagine meravigliosa, insomma, rappresenta una bellissima famiglia con tanto amore, e poi ci racconti questi dettagli che amplificano ancora di più tutto questo. Sì, ma è dura. Immagino, Stefano, immagino. Andiamo avanti con la prossima foto. Sì. Tacconi e Walter Zenga. C'era una pseudo rivalità. Pseudo o non pseudo? Dai, svelaci qualche cosa. No, ma c'è stato rispetto, questo è già un buon segno. Beh. Anche perché l'ho minacciato, insomma. Ah, non era pseudo allora? No. Era proprio una rivalità pura? Beh sì, perché io venivo dall'Inter. Ho fatto 7-8 anni all'Inter, nonostante ho giocato 10 anni alla Juve, perché la fortuna di Zenga l'ho fatta io, perché io ho rifiutato di giocare all'Inter, è andato lui e io ho creato la carriera a porta. Gli hai aperto una porta? Gli ho aperto una porta, sì. Prossima immagine. E ovviamente il tema della famiglia è ricorrente, perché è parte della tua vita in maniera preponderante. È un mausoleo casa mia, non è una casa. Cioè, tra padre Pio, che è mia moglie devota, e i quadri di famiglia, ce li ho ovunque, mancano solo le candele, così sono a posto io. Senti, la tua famiglia insieme, che squadra è? Io
ho poca pazienza, nel senso che quando cominci ad avere una certa età con i bambini ho qualche difficoltà, però riesco ancora a impormi un po' di, a essere un po' duro anche di bastone carota, perché insomma io ho avuto un'infanzia con mio padre e mia madre che mi hanno obbligato anche a scappare ogni tanto da dietro ai tavoli, nascondermi, però insomma era un po' disco, no? Beh, però questo lo capiamo anche da adulto comunque su di te. Una sculacciata ogni tanto, però insomma. Fa bene, sana, aiuta. È sana, anche quando sento dire che no, non bisogna toccare i bambini. Io gli dico sempre che io ne ho prese tante e ne do quante ne voglio. Okay. Anche perché sono cresciuto abbastanza bene, insomma. Eravamo certo, tre fratelli. Ci piace la verità, quindi quello c'è da raccontare si racconta, ed è bella la verità del tuo personaggio. Mia moglie ha molta più pazienza, poi devi farla studiare, sono talmente vicini. Sì, sono tanti impegni. Mamma, poi due sono campionesse di nuoto, agonismo, sono bravissime. L'altro piccolino è all'Accademia Juventus a Masseroni. Tutti grandi sportivi. E l'altro fa la bella vita. E l'altro fa la bella vita, beh, l'età lo consente, mamma, insomma, 20 anni così. Prossima immagine. Beh. E qui abbiamo una grande storia da raccontare. Raccontiamo. Beh, la storia è importante perché insomma. Raccontiamo. Non solo lui. Le tue parate, non solo lui, però. Poi ti abbiamo fatto una sorta di sorpresa che adesso scopriremo insieme, ma raccontaci dell'episodio che più caratterizza la tua storia e quella di Diego Armando Maradona. Beh, siamo diventati famosi tutti e due, insomma, per un gol. Raccontiamo di quel gol che si ricordano la maggior parte dei nostri telespettatori. Beh, la fisica non lo ammette, però insomma lui può fare quello che vuole, quella fisica l'ha sconvolta varie volte, no? Vero. E quella credo che sia stata una punizione particolare dove mi ha reso anche a me famoso, perché sono passati 36 anni e insomma dai. E ancora si fanno ricorda vedere, questa punizione. E ancora fanno vedere quella punizione ogni volta che c'è Napoli e Juventus, cioè, ti fa piacere. Come ti sentisti in quel momento? Ma più del gol, a parte che non l'avevo vista perché è una punizione particolare a calcio a due che oggi è più raro. Però gli sguardi dei miei compagni che mi hanno fatto arrabbiare, come per dire, ma che cacchio hai fatto? Hai preso un gol che era facile da prendere. Invece poi dopo, a vederla da davanti e dietro, perché una volta non c'era tutta questa possibilità di vedere perché certo, c'era una camera in alto e sì. Una dietro. Invece adesso l'hanno trovata. Riesci a vederla da tutti i lati, tutti i secondi. Che bello. Stefano, abbiamo una sorpresa per te che era prettamente collegata a questa immagine, a questo avvenimento. Uh-huh. Vai. Bene. Gemelli Marcello e Sergio Franchi, accomodatevi qui con me, prego. Ciao Carlo, lasciamo. Ma allora però basta uno, un bacio, sono uguali tanto. Sergio, ti microfono. Eccoci qua. Allora, dovete sapere che sono nostri amici, ovviamente, i gemelli Franchi, e hanno fatto quest'opera, ma ne fanno tante. Sono contestualizzati sempre all'interno dello sport, con grandi campioni, grandi amici. E adesso ce lo racconti, Sergio, un attimo. Sì, noi nel 2008, da un'altra attività, abbiamo cominciato a fare arte nello sport. Quindi usiamo le immagini di questi grandi campioni e a parte i troni facciamo anche delle opere, dei quadri con la maglia applicata con la resina, e questa cosa sta facendo il giro del mondo, ha un discreto successo, ne siamo gli inventori, siamo contenti di questa cosa e ci divertiamo anche. E in questo caso con Stefano abbiamo chiaramente messo il suo amico nemico Diego Armando Maradona, che comunque ricorda questo avvenimento di cui abbiamo appena parlato. Infatti, quindi insomma era importante. Ecco. Così adesso che la porti a casa ti ricorderai di questo avvenimento tutti i giorni. Sì. Poi noi nel tronizzare i vari potenti della terra abbiamo cercato di ricordarci anche dall'amico Stefano, perché comunque, come dicevate prima, fa sempre parlare di sé. Mi farete vedere anche altre opere, quindi sarete più spesso con noi. Complimenti per la tua trasmissione, perché ci siamo divertiti molto. Grazie a tutti. Vi accomodate se volete rimanere con noi nel pubblico, è un piacere. Grazie. Grazie. Ciao. Grazie. Arte, salì.
Vedi, ed è la prima di tante sorprese che abbiamo pensato per te in questa puntata, sai, non pensare che abbiamo finito qua, anzi abbiamo appena cominciato, ma finiamo con l'ultima foto di Me lo racconti in 5 foto. Tacconi vince la Coppa Intercontinentale, campioni del mondo, raccontaci di questa immagine. L'hai detto bene, vince, perché lo, diciamo che l'ho vinta io. Beh, questa è un'immagine che a me mi rallegra, perché è stato annullato un gol a Platini. Tu mi dici, ma perché ti rallegra? Perché sennò la partita finiva 2-1 e io non potevo essere protagonista. Quella partita. Non potevo essere protagonista perché siamo arrivati ai rigori e ne ho parati due. Insomma, a me piace essere protagonista in tutte le finali e questo è il mio motto. E adesso ci divertiamo un po' grazie alla nostra band Mimì Sara Band e con My Music. Bene ragazzi, allora, primo brano per Stefano Tacconi. In un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi io e te, e la verità si offre nuda a noi, è limpida l'immagine, ormai. Il mio canto libero, che cosa ti ricorda questa canzone? Mi ricorda il periodo più bello perché gli, anni, bello gli anni 60, sì, perché eravamo incoscienti, era incosciente ancora, però l'amicizia con i compagni d'infanzia, i primi baciolini con le fidanzatine, poi è normale che quando esci ti cambia un po' tutto, ti cambia tutto il mondo, non hai più... Non ci sono più veramente gli amici veri, allora questo mi rattrista un po', insomma. Poi non guardate il fisico, ma io i miei 60 anni sono già arrivato, insomma. Vabbè, complimenti però, Stefano, è vero. Allora, ho avuto la fortuna di passare gli anni, dai, 50 anni, gli anni 50, dai, 3 anni. Però gli anni 60 che erano quelli più belli, che era lo sviluppo, c'era la... tutti benestanti, abbastanza con tutti, però insomma i 10.000 lire di mio padre che le metteva sotto il materasso. E quindi ti ricorda questo insieme di cose? Sì, la fame, nel senso che mangiavi poco, il riscaldamento non c'era, io facevo il bagno, mia madre mi scaldava una pentola di acqua sul fuoco e dentro il catino e mi lavavo. Beh, sono cose che vanno bene ricordare, perché delle volte troppa comodità. Il problema insomma a miei figli è quello, io ti dico, quando c'è da dargli anche la bastonatina, però insomma gli devi far spiegare che non è tutto che dovuto. Le cose hanno un valore. Secondo brano, ragazzi. Questa canzone molto bella. Beh, a differenza dei giovani, è riferito a un momento particolare, dai, diciamolo. Quando tu arrivasti a Genova, esatto, era il 1992. E lì vedi che parliamo dell'inizio e adesso parliamo della fine di una carriera. Perché a Genova sono andato via dalla Juventus che avevo già 35 anni, insomma, sapevo che ormai ero a, non dico la frutta, però ha un traguardo di fine carriera, che è sempre brutto. Però io l'ho preso in maniera diversa. Io in quei 3 anni ho cominciato a pensare di come finirla e l'ho finita a modo mio, mandando a quel paese tutti. Sei rimasto in linea con quella che è stata la tua vita fondamentalmente. Sì, io ho chiuso la carriera a metà campionato di Serie A
perché sapevo che cominciavo a vedere doppio, ho detto ma forse è meglio che... È meglio avevo finire, già 39 anni e cominciavo a dire forse è meglio smettere, come dico io. Ho fatto la conferenza stampa e ho detto basta. Ultimo brano per My Music. Sunday. Questo è un pezzo, un brano che ricorda qualcosa che tutti noi ricordiamo. Chi c'era, chi non c'era, chi l'ha sentito dire, un avvenimento molto delicato. E tu eri uno dei primi protagonisti di questo avvenimento. Era il 1985, era Heysel, la strage allo stadio di Bruxelles che tutti noi conosciamo molto bene. Siamo stati criticati perché abbiamo giocato, perché non dovevamo giocare, non dovevamo prendere la coppa, questo lo sappiamo anche noi. Certo, è vero solo anche che voi non avevate tutte le informazioni dal campo, quindi... Non tutte quelle tragiche, però insomma sapevamo che c'era successo qualcosa di terribile, però noi non volevamo giocare, noi abbiamo fatto la doccia, stavamo andando via, solo che è arrivato il generale delle forze armate che ci ha obbligato a scendere in campo, perché per motivi pubblici e per far sì che arrivassero le forze armate, perché c'era pochissima polizia, e se pensiamo che abbiamo potuto salvare altre persone... Questo. Assolutamente, questa è la cosa più importante. Un avvenimento da tenere sempre presente come esempio, sempre per lucido, il presente, sempre per il futuro, sempre lucidi sul fatto che il gioco e il calcio va vissuto con... fratellanza, con unione, indipendentemente dal fatto che ci sia una grande tifoseria, una grande passione per la propria squadra. Credo che questo tu lo possa confermare. Io vado spesso ai club, mi viene sempre da dire queste cose, non bisogna mai dimenticare una cosa del genere. E smorziamo questo attimo, ovviamente, che porta sempre l'emotività in una parte più triste, diciamo, perché non è stato un bel momento sicuramente da ricordare, con una sorpresa per te invece che ti facciamo in questo momento. Ovvero, c'è qualcuno che ha voluto mandarti un saluto. Vediamolo insieme. Volevo salutarti e ricordare assieme i bei momenti passati, come le vittorie in Coppa Italia e in Coppa UEFA, senza subire gol in trasferta, tra l'altro, le battute con l'avvocato Agnelli e il nostro abbraccio agli europei in Germania dopo il mio gol alla Danimarca. Ciao. Gigi De Agostini, sorpresa. Beh, Gigione abbiamo fatto. Gigione. Sì, abbiamo fatto. Intanto lo voglio salutare perché ha avuto dei problemi al cuore. Sì, ha avuto un piccolo intervento, però tutto bene, speriamo che. Ma guarda, l'ha fatto in questi giorni. Sì, quindi sì, ma l'avevo già sentito prima perché mi aveva detto, l'avevo invitato ai miei 60 anni. E mi ha detto che non poteva venire perché si era appena operato di cuore, e allora gli faccio un bocca al lupo di... Poi lui ha avuto anche una... Ma non solo lui, perché ho abbracciato lui perché io ero capitano, non giocatore, perché ero più anziano della nazionale, e essendo poi mio compagno di squadra, insomma, è normale che vado a... Poi è successo anche nel 90 con Totò Schillaci, non so se ti ricordi che quando è entrato io gli ho detto fai gol di testa. E lui ha fatto gol di testa. Ha fatto gol di testa. E ha scansato tutti e è venuto in panchina a abbracciarmi, insomma. Sono bei momenti che si ricordano sicuramente. Ed è arrivato il momento di testa o cuore. Prima immagine per Stefano Tacconi. Oh, Stefano, tu e il rapporto con la cucina. Sì. Stai per aprire un ristorante, l'abbiamo detto prima. Testa o cuore, prima di tutto? Testa e cuore, tutte e due. Devi scegliere. Ah, devo scegliere? Sì, e questa è la complicazione della rubrica testa o cuore. Mettiamo testa perché sembra facile, ma non è facile fare il cuoco. Ecco, vedi, questa è una... Perché non è facile?
Però mi aiuta la mia fantasia, la mia un po' creatività, perché insomma facendo un mestiere che portiere che ci vuole un po' di creatività, un po' di fantasia, un po' di spettacolo anche, no? Deve essere una cosa spettacolare. A me piace aprire il frigorifero, purtroppo quando c'è mia moglie che va a far spesa al frigorifero è meglio che lo tengo chiuso, però quando vado io carico, guardo e con un po' di fantasia faccio qualsiasi cosa. Prossima immagine. Oh. Hai visto me? Dino Zoff, tra l'altro mio conterraneo. Si arrabbia che lo chiamo papà, è mio fratello maggiore. Ah, si arrabbia che lo chiami papà? Sì, eh? Sì. Senti, testa poi c'è uno cuore. Slogan, c'è uno, questo Zoff, cuore, testa questo cuore, perché cuore. Io con Dino ho un rapporto talmente bello, insomma. Poi mi ha dato lo spunto per i miei vini, perché lo slogan dei miei vini è un bicchiere fa male, due fanno benissimo. Perché è una frase che io ho chiesto in ritiro, i compagni miei, io la capitana, mi hanno chiesto, chiedi al mister se ci dà un bicchiere di vino, no? Nei ritiri. Ho detto, Dino, un bicchiere di vino, hanno chiesto i ragazzi, uno fa male, due fanno benissimo. In questo è proprio friulano, te lo voglio dire, lo so. Guarda. Prossima foto. Era la finale dell'Eisele questa, era... Testo o cuore? Cuore. Cuore. Nonostante tutto cuore. Nonostante tutto cuore. Beh, un cuore rimane anche per quello che è successo, quindi sì, ci sta tutto. Bene Stefano, adesso è il momento di capire quanto sei bravo con il fai da te, ovvero Black & Decker ti mette alla prova con un minuto a tua disposizione e adesso andiamo a vedere che cosa ci farai scoprire, perché tu sei stato bravissimo con le mani a parare, ma sei altrettanto pratico col fai da te? Lo scopriamo con Tra il dire e il fare. Stefano, allora... Eccoci qua. Il momento fai da te, innanzitutto ti attrezzo con occhiali per la tua sicurezza, poi se togli i tuoi però l'importante è che troviamo che i buchi delle viti. Ecco. Il guanto per te. Beh, i guanti sono pratico, dai. Con i guanti sei pratico appunto. Visto. Sono la misura giusta? Sì, ci sei? Perfetto. Attrezzato? Eccole qua. Allora, il gioco consiste in questo, tu dovrai fare più buchi possibile con il nostro trapano Black & Decker. Perfetto. Dopodiché avvitare con queste viti che hai a tua disposizione il maggior numero di viti possibili. Il tuo predecessore, semplice, Simone, no? Buti, ha totalizzato bene il totale di 9 viti. Quando ti diamo il via tu hai un minuto. Sei pronto? Tanto tu sei pratico, insomma, di gare. Di trapanare? Di gare, Stefano. Ok, pronti col minuto? Ci siamo? Concentrato? Trapano alla mano. Eccolo qua. Avvitatore ce l'hai qua. Pronti? Via al minuto! Forza Stefano! Un buco! Due! Ah! Ok! Cambiamo la punta! E beh, sono le difficoltà. Vai, cambia la punta. È troppa potenza, un portiere di potenza. Tempo come siamo? Qual è? Qua tutte penalità, sono già passati 20 secondi, scegli la punta giusta. Ah, e certo, è qua, imprevisti del mestiere. L'uomo del fai da te ha anche l'imprevisto. Tempo. A metà tempo, vai. Vai Stefano, ce la puoi fare. Vai. Ok. Vai, forza, gli imprevisti, vai, recupera. Vai. Vuoi passare alle viti? Vai, manca pochissimo. 5 secondi. Sì. Dai, 5. 5, 4. Ah! Stefano. Allora, ma questi sono gli imprevisti. Perché, va bene. Guarda, cioè... Tu non hai messo delle viti, una la sai permettere, in compenso però hai lasciato sulla tavola una punta di trapano, hai talmente visto? È la tua potenza. Quindi ne mettiamo una? Una, dai. Mettiamone una. Allora. Andata bene, no? Uno! Senti, vedremo poi che cosa faranno i tuoi. Eccoti qua. Ecco. E rieccoci dopo questa prova, fai da te! Beh,
dai Stefano, sei troppo potente per quello che è andata in questo modo, c'è niente da fare. Purtroppo punteggio ho uno, le mani, ma potenza mille. Ho le mani di un portiere così. Senti, è stato un piacere averti con noi davvero, un ospite d'eccezione per questa prima puntata della seconda edizione, quindi so che ci porterai estrema fortuna e un sacco di energia positiva. Speriamo. Come hai fatto, ma ne siamo sicuri. Un grande campione così non può che fare altro. Sei un uomo di sostanza, un uomo coerente, un uomo che è un sovversivo, perché si evince anche questo, e ci piace molto comunque Stefano, ci piace molto. Adesso sono un po' più libero di dire quello che penso. Ah beh, l'hai fatto sempre, adesso ancora di più, immaginati un po'. Noi ti auguriamo tutta la libertà del mondo e ovviamente di crederci sempre come i nostri ospiti Solo Chi C'ha Fede. Vorrei da parte tua un consiglio, un augurio per chi intraprende quella che magari potrà diventare la tua carriera, i giovani di oggi. È molto difficile dirlo adesso, perché vedo che fanno tanta fatica gli allenatori per i ragazzi piccoli, perché vogliono imitare i grandi. Io non avevo nessuno da imitare, pensavo sempre con la testa mia. Ero sempre educato con gli allenatori, con tutti gli altri dipendenti di dove lavori, rispetto per l'avversario, rispetto per te stesso, per i tuoi compagni, e credo che non debbano pensare. Una volta facevamo già fatica a pensare a guadagnare soldi perché ce n'erano talmente pochi, e oggi purtroppo pensano, ma le stesse famiglie, gli stessi papà e mamme li obbligano, li ispirano a diventare dei campioni, anche se non lo sono, per puntare a arrivare a giocare in Serie A e guadagnare soldi. Il tuo consiglio quindi? Proprio di non pensare di essere arrivati, perché ci vuole tanta fatica, tanta gavetta che oggi purtroppo non c'è. Se pensano di essere arrivati già adesso, sono già spacciati. Datevi da fare quindi, Stefano, ci accomodiamo verso la chiusura della puntata. Ovviamente prima hai conosciuto il nostro Enzo Colella con Best 11 e secondo te potevamo mandarti a casa senza Best 11? Meno firmato male, Juventus. Meno male che non è la Roma. Ecco, va poi bene ci così. Farai sapere che squadra hai composto. Beh, certo. Io ho visto che ti ha dato prima la maglietta, che la indosserai, e poi bevi un bel bicchiere. Ah, beh, ma questo guarda. Beh, Nebbiolo d'Alba, questa è la tua produzione. Nebbiolo, grazie. Barbaresco, Arneis e altro. E noi brinderemo a te proprio qui a Solo Chi C'ha Fede. Grazie. Stefano, grazie per essere stato con noi. Grazie, grazie, grazie. Salutiamo Stefano Taccone. Grazie. Prego. Ed eccoci amici in questa chiusura di puntata. Abbiamo conosciuto due grandi campioni dello sport, Simone Buti e Stefano Tacconi, due grandi capitani, due pertiche nel vero senso della parola anche del nostro sport, ma soprattutto due sportivi, perché Solo Chi C'ha Fede parla di sportivi ancora prima di parlare di sport, parla del loro cuore, parla della loro testa, parla dei loro sentimenti, delle famiglie e quant'altro. E lo scopriremo insieme nelle prossime puntate con grandi campioni, sempre a favore dell'etica, dello sport e del suo contenuto più importante, il cuore. Vi aspetto la prossima settimana. Ricordandovi che non andiamo in onda di giovedì, perché vi lasciamo spazio all'appuntamento di Europa League. Quindi ci vediamo venerdì alle 19, venerdì 23 alle 19. Ricordatevelo, segnatevelo in agenda. Poi ci rivedremo ancora. Mi raccomando, alla prossima settimana con questa nuova edizione di Solo Chi C'ha Fede. Vi aspetto numerosi! Grazie! Un